Buongiorno a tutti e grazie per essere con noi in questo appuntamento che è stato ampiamente richiesto dal pubblico, possiamo dire. A tal proposito, vi ringrazio come sempre per la partecipazione calorosa e ci tengo a dirvi che in tutti i nostri appuntamenti noi cerchiamo sempre di rispettare i tempi, ma la mia loquacità unita a quella dei nostri fantastici relatori, che spesso mi assomigliano in questa caratteristica, spesso ci fa un po' dilatare i tempi. Allora, siccome ci teniamo a rimanere insomma nell'ora o poco più che ci prefiggiamo sempre di proporvi così per gli incontri in modo da non appesantire troppo le vostre giornate che sappiamo essere già abbastanza complesse, a volte risichiamo un po' di tempo alle domande finali, però ci tengo a farvi presente che le leggiamo sempre, le approfondiamo sempre, ce le riguardiamo, come sa chi di voi riceve poi delle risposte privatamente. Ecco, una delle cose che abbiamo notato più spesso è che ci chiedete molto di affrontare il tema della valutazione, di come la valutazione sta cambiando e dei problemi che sta causando questa nuova situazione, ovvero la didattica a distanza, ma anche la didattica digitale integrata, che spesso non si sa come affrontare. Ok, se vado a lezione solo certe ore, quelle ore le devo dedicare esclusivamente alla valutazione, come devo fare, eccetera, eccetera. Sono domande comprensibili, sono domande ovviamente che ci poniamo tutti. Abbiamo deciso di proporvi degli incontri proprio per affrontarle. Prima di vedere però cosa ci aspetta oggi, e affronteremo l'argomento seriamente e con un esperto, come l'argomento richiede, vi ricordo che state assistendo insomma a un webinar che avviene in modalità webcast, questo perché siete in tanti e di questo veramente vi ringrazio di cuore. E quindi per evitare un po' di caos dovuto a microfoni aperti, dimenticati, il campanello che suona, il cane che abbaia, non attiviamo le webcam e i microfoni di voi che ci ascoltate, però vi consentiamo uno strumento appunto di comunicazione con noi, che è la chat, che trovate nella dashboard proprio della piattaforma che stiamo utilizzando. Scriveteli dentro tutte le domande, anche le domande che non vi sembrano direttamente pertinenti, magari a quello che stiamo affrontando oggi, perché immagino che vi daremo un po' di informazioni che sono davvero delle novità. Quindi assolutamente prendete appunti perché è un appuntamento piuttosto ricco di informazioni, quello di oggi, che fa parte ovviamente del nostro lungo ciclo di webinar. Li trovate tutti, come sempre, ve lo ricordo, sul blog Innovation for Education, raggruppati per macro argomento. Potete cercare lì dentro, rivedervi quelli che vi sono piaciuti di più, condividerli con amici, colleghi, parenti, oppure vedervi quelli che vi siete persi. Le slide che andremo ad utilizzare, così come la registrazione dell'appuntamento di oggi, vi saranno inviate via mail domani e se ci state seguendo in questo momento riceverete anche l'attestato di partecipazione in circa 2 giorni. Vi ricordo inoltre, tra le risorse utili, il sito web campusstore.it, che è un grande e-commerce per il mondo della scuola, per gli insegnanti, per gli studenti, ma che ha anche una grande sezione super utile, che è la sezione bandi attivi, che racchiude tutte le informazioni utili appunto per rispondere ai bandi e finanziamenti in questo momento attivi per gli istituti scolastici. Se però avete bisogno di consulenza personalizzata, idee, assistenza, avete come sempre il riferimento dei nostri responsabili di zona, che sono appositamente indicati per aiutarvi e per supportarvi. E vi ricordo che abbiamo centri di assistenza e installazioni in tutta Italia, per cui non vi preoccupate se il colore delle regioni cambia, se i muri si alzano, noi siamo presenti anche sul territorio. Quindi qualsiasi cosa di cui abbiate bisogno, ovviamente non rispetto ai contenuti, perché questo ci pensiamo anche a distanza, come avete visto, attraverso le nostre piattaforme, ma se avete bisogno di qualcosa di fisico, esempio, prendete il monitor e dite: oh, ok, ho preso il monitor, ma adesso come lo attacco? Ad esempio, al muro della scuola? Nessun problema, perché i nostri installatori e anche i nostri centri di assistenza sono disseminati ovunque. Quindi troveremo quello più vicino a voi e riusciremo senza ombra di dubbio a supportarvi anche in questo. Prima di passare la parola al relatore di oggi, però ci terrei a introdurvela. La conoscete già, per chi ci segue da un po', Anna Mancuso, che oltre ad essere una docente, è una formatrice di Campus Store Academy ed è stata relatrice di diversi contenuti in passato, di diversi webinar. Perché parlerà Anna, proprio della tematica di oggi? Oggi abbiamo deciso di parlare di valutazione, no? E di valutazione in un'ottica abbastanza innovativa, cioè di come sta cambiando la valutazione, visto che cambia
cambia il modo di fare scuola, il modo di stare a scuola in questo periodo. Allora abbiamo deciso di rivolgerci proprio alla persona che della valutazione ha fatto un po' la sua bandiera, nel senso che è molto preparata sull'argomento, ha studiato metodi anche alternativi di valutazione durante la sua carriera. Anna lavora nel mondo della scuola da sempre praticamente. Anna è, oltre alle cose che ho già detto, oltre ad essere un'appassionata di STEM, di elettronica, una formatrice super creativa, è anche la nostra responsabile, il direttore scientifico dell'ambito valutazione e metodologie didattiche innovative di Campus Store Academy, che è il progetto dedicato alla formazione delle scuole e dei docenti di Campus Store. Perché è importante questo aspetto? Perché Campus Store Academy è ente formatore accreditato del Ministero, lo sapete, ormai ve lo dico in tutte le salse, quindi trovate i nostri corsi anche su SUFI e su MEPA, ma soprattutto è importante per la grande notizia che ci siamo dati ultimamente, qui avete anche il video che ve la presenta, ovvero il fatto che Campus Store Academy è finalmente una piattaforma di e-learning, perché in questo momento in cui non possiamo trovarci in presenza, noi ci teniamo tantissimo, insomma, a poter fornire anche i nostri corsi in presenza, potervi conoscere, eccetera, eccetera. In questo momento in cui è più difficile, però, stava diventando problematico erogare dei contenuti di valore in presenza. Per questo motivo abbiamo sviluppato anche una piattaforma appunto per erogare dei corsi, una piattaforma che prevede tante categorie, tanti corsi al suo interno, per l'appunto, ciascun macro ambito ha un direttore scientifico, perché ci teniamo alla serietà dei contenuti che vi proponiamo ogni giorno. Quindi, se volete un corso più strutturato rispetto all'incontro di oggi, che sarà una chiacchierata ovviamente in cui vogliamo toccare però i temi più caldi e più importanti in questo momento, se volete un corso più strutturato sulle metodologie innovative, sulle sfide che questo momento comporta e sulla valutazione, allora potete assolutamente vedere la nostra proposta all'interno di Campus Store Academy, la trovate appunto all'interno della categoria dedicata, oppure potete scriverci a formazione chiocciola campusstore.it se volete un progetto più personalizzato, più cucito sulle vostre esigenze. Saremo felici di svilupparlo per voi. Mi raccomando, www.campusstoreacademy.it, e lì trovate tutto. Vogliamo costruire qualcosa insieme a voi attraverso questa piattaforma, quindi non rispondere solo a bisogni immediati, anche se stiamo rispondendo ai bisogni di tanti. Nell'ultimo anno abbiamo tenuto tantissimi corsi, soprattutto su Google e Microsoft, perché sono le due piattaforme su cui un po' tutti si sono mossi per fare lezioni a distanza, e ovviamente siamo stati felici di rispondere all'emergenza insieme a voi e di stare al vostro fianco, anche dai punti di vista esempio più tecnici, più lato amministratore, eccetera, eccetera. Però vogliamo anche aiutarvi a vedere un po' oltre quella che è l'emergenza di oggi, anticipando i bisogni, cioè chiederci insieme, ad esempio, come sarà la scuola che ci ritroveremo alla fine di tutto questo scombussolamento che stiamo vivendo. Ecco, allora, ad esempio, che l'ambito che segue direttamente Anna, il nostro direttore di oggi, risulta particolarmente efficace in quest'ottica, perché è proprio un pensare a come cambieranno i nostri metodi, come cambierà il nostro modo di concepire il modo di sviluppare una lezione, il modo di valutare le competenze effettivamente acquisite dai ragazzi, ora che lavoro di più con la tecnologia, ad esempio, ora che magari non è più scontato che tutti i ragazzi siano in presenza. I suoi corsi sono volti proprio a darci queste competenze anche in un modo un po' più strutturato. Ecco che nasce quello sviluppo ulteriore per la vostra scuola e per voi come professionisti che all'interno della scuola lavorano. L'obiettivo è ascoltarvi, appunto. I corsi si possono svolgere in diverse modalità, in presenza, ovviamente adesso è una modalità che sconsiglio personalmente, in modalità ibrida, quindi corsi che partono, hanno dei momenti in presenza e poi hanno delle altre risorse che si fruiscono online o in diretta o in modalità asincrona, oppure corsi a distanza, che a loro volta avvengono in modalità aula, quindi esattamente interattiva, in cui tutti i partecipanti hanno allora in quel caso microfoni aperti, webcam aperte, agiscono all'interno ad esempio di una Google Classroom e così via, o in modalità asincrona, totalmente asincrona, quindi sono dei contenuti che uno si può vedere quando ha tempo, o in modalità mista, anche in questo caso. Ci sono varie soluzioni, partiamo da pacchetti molto snelli di 1 a 2 ore a pacchetti più completi, ad esempio i pacchetti da 25 ore, oppure per formazioni personalizzate su misura. Ad esempio, abbiamo appena concluso un corso
Più di 40 ore per una scuola che voleva, che avevamo già aiutato lo scorso anno scolastico a partire con G Suite for Education, e quindi avevano già fatto una formula molto light, e poi quest'anno invece hanno detto no, vogliamo adesso una cosa più strutturata per capire davvero tutte le potenzialità della G Suite che abbiamo implementato, e quindi hanno fatto un corso piuttosto lungo. Ecco, tutte queste cose le trovate appunto su campustoracademy.it, raccontate meglio di come ho potuto fare adesso. Oltre all'ambito seguito direttamente da Anna, ce ne sono tanti altri di diversi, Google, appunto, Microsoft, robotica per la scuola di base, robotica per la scuola secondaria. Parlo sempre di robotica educativa, noi non facciamo cose tecniche, ma pensiamo, diciamo, agli strumenti come sempre funzionali alla didattica, e quello è il nostro cuore e quella è la nostra passione. Abbiamo l'ambito STEM, sia per la scuola di base che per la scuola secondaria. Ecco, vedete sempre contenuti divisi a seconda anche del livello di scuola, cittadinanza digitale, inclusione e accessibilità, e poi contenuti specifici per gli studenti ad alto potenziale, innovazione metodologica e valutazione, appunto l'ambito che presiede Anna, automazione, poi Fab Lab, Makerspace e artigianato digitale. Insomma, i contenuti sono davvero tanti, all'interno di ciascun ambito ci sono più corsi tra cui spaziare, il portale si arricchisce di giorno in giorno di novità, perché è proprio nuovissimo, l'abbiamo appena lanciato e spero vi piaccia, anzi se insomma ci date qualche feedback, ci aiutate anche a capire insomma se va bene o se dobbiamo cambiare qualcosa, se non è chiaro qualcosa. Insomma, per noi è stato davvero un piccolo sogno che siamo riusciti a far nascere anche grazie al contributo di Anna, che è stata un'importante consulente per la nascita di questo progetto che consideravamo fondamentale in un anno come questo. Spero vi piaccia, davvero ci abbiamo messo il cuore, ma come sempre si può imparare. A questo punto non mi resta che lasciare la parola ad Anna, appunto, che ci parlerà di valutazione e di metodologie innovative da un punto di vista nuovo. Come cambiano in quest'anno così speciale? Buongiorno Anna. Ok, adesso ti sentiamo e vediamo anche il tuo schermo. Perfetto. Non Allora, vediamo buongiorno a te, tutti. però, se Non vuoi vedete attivarti. me? Allora riattivo, non so perché. Ok, Adesso mi adesso vedete? sì. Ok, è scomparso lo schermo, però dicevo io, vabbè, ce la faremo. È tutto ok? Perfetta, grazie. Ottimo, ottimo, grazie a voi. Grazie anche per l'introduzione. Il mio tentativo, perdonate. Adesso non tocco più niente, il mio tentativo di oggi è quello di inserirmi in tanti già discorsi, anche importanti, che sono stati fatti in queste giornate che mi hanno preceduto, sull'idea di una valutazione. Il valutare è sempre un atto molto delicato e in particolar modo in situazioni come quella che ci vede coinvolti in questo momento in cui la scuola sta in parte trasformando se stessa per delle condizioni che sono indipendenti da noi, in parte per dei processi comunque che erano partiti già in precedenza di trasformazione e di riflessione interna della scuola per diciamo, adeguare la scuola e quelle che sono da un lato i bisogni della società contemporanea, dall'altro le riflessioni pedagogiche che comunque in questi anni hanno sostenuto, per esempio, l'idea della valutazione autentica e e della promozione delle competenze. Io premetto, prima di passare alle prossime slide e all'intervento, che il mio inizio è un po' provocatorio. È un po' provocatorio perché innanzitutto ho provocato me stessa con alcune riflessioni e quindi in questo momento mi permetto di ributtarle a voi sotto forma di domande, ovviamente volutamente un po' provocatorie, per poi arrivare anche a, spero, offrirvi delle indicazioni concrete di come potrebbe essere una valutazione che tiene in considerazione degli aspetti differenti. Parto dall'esperienza che ci ha visti coinvolti a partire da febbraio-marzo di quest'anno, del scorso anno scolastico, ma del 2020, in cui tantissime scuole ovviamente si sono trovate di fronte a dover mettere in campo la didattica a distanza, e, spesso trovandosi ai primi esercizi di quella che
poi e adesso magari sta anche qui evolvendo e trasformandosi e quindi sta cercando di diventare una didattica integrata e quindi potendo alternare momenti in presenza, a distanza, oppure a una didattica anche in presenza che comunque mantiene come cardini fondamentali la possibilità di utilizzare diversi strumenti, diverse modalità e quindi anche in presenza del poter utilizzare gli strumenti di flipped learning o di educazione ibrida, d'accordo? Adesso le terminologie che si stanno usando sono un po' di questo sapore. E quindi parto da qua. Alle mie spalle c'è una riflessione non solo mia, ma di tantissimi docenti che ho incontrato in questi mesi facendo formazione, appunto, e anche di molti studenti, alcuni ex studenti, altri amici dei figli, che comunque ragionano e parlano della loro esperienza e quindi con i loro occhi. E la domanda fondamentale è che se pensiamo alla didattica a distanza che trova nella lezione frontale il suo cuore, il suo fulcro, noi stiamo, bene o male, anche in modo sottinteso, chiedendo ai nostri studenti di allenare delle competenze. Quali sono queste competenze che probabilmente stiamo cercando involontariamente di andare ad allenare? Sono sostanzialmente quattro e emergono da più campi. Da un lato, delle competenze di attenzione. I primi esperimenti di DAD portavano anche a 4-5 ore di fila di MIT, quindi attenzione, resistenza, pazienza e sopportazione, perché non è facile stare di fronte ad uno schermo per tante ore di fila a sentire qualcuno che parla. Non è assolutamente facile, soprattutto se non abbiamo, a differenza di quanto potremmo avere nella lezione in presenza, non abbiamo quelle possibilità di dare la gomitata al compagno, di passare il bigliettino sotto banco, di avere la ricreazione, di avere un momento di insieme, perché noi dobbiamo tenere presente che nella didattica a distanza tutta la parte sociale, ma anche di relazioni personali, che i nostri ragazzi o bambini hanno è automaticamente scompare, non c'è e quindi noi gli stiamo chiedendo effettivamente un grande sforzo. Sforzo che, scusate, mi porta a chiedere, cioè queste competenze che comunque noi richiediamo ai nostri ragazzi dall'altra parte dello schermo. Sono competenze funzionali all'apprendimento? Sono funzionali al nostro modo di presentare l'apprendimento? E questa è una prima domanda che ci accompagnerà lungo questo webinar. Queste quattro competenze, attenzione, resistenza, sopportazione, pazienza, ci portano anche, non importa la risposta che ci siamo dati dentro noi stessi alle domande in precedenza, portano ad un'altra domanda. Comunque sia, le stiamo inserendo queste competenze nella nostra valutazione? Cioè stiamo tenendo conto come insegnanti, come docenti, che queste competenze fanno sì che comunque ci siano dei ragazzi, dei bambini che sono comunque lì con noi, che stanno facendo questo esercizio di volerci essere. A differenza magari di altri che invece questo esercizio non lo stanno facendo, ma per quelli che ci sono, voglio dire, è importante, è un'evidenza il fatto che ci sia, solo che siano presenti con una certa costanza, è un'evidenza proprio di queste quattro competenze che noi dovremmo tenere presenti nella nostra valutazione. Ancora. Nella mia esperienza di formatore, per esempio, lavoro quotidianamente con moltissimi docenti che appunto stanno dall'altra parte dello schermo perché non posso nemmeno io fare dei corsi in presenza. E la vedo, la noto, la sento, la stanchezza di dover ascoltare. E quindi l'attenzione che loro mi danno, dopo già una giornata magari passata a fare lezione, eccetera, eccetera, è un atto di volontà. La resistenza diventa veramente a volte un atto di coraggio. Voglio essere lì perché mi interessa quella cosa. La pazienza e la sopportazione io li chiamo atti di gentilezza. E allora, a mio avviso, queste considerazioni dovrebbero valere anche per i nostri studenti, per i nostri ragazzi che stanno al di là del nostro schermo.
Questo è sicuramente vero per la didattica a distanza, ma probabilmente è vero anche quando siamo in presenza. Anche in presenza, chi ci ascolta, la presenza non vuol dire che quel ragazzo, sia lì anche mentalmente. Sicuramente è lì fisicamente, è seduto sulla sedia, però dove sia, non è certo che sia con me in quel momento. In presenza, qual è una delle chiavi di differenza? È sicuramente che in presenza abbiamo il controllo della situazione, noi siamo lì e quindi se vediamo Giovanni cincischiare o se ci rendiamo conto che Alessia in quel momento ha la testa da tutt'altra parte, quando le faccio una domanda cade dalle nuvole, io me ne rendo conto immediatamente e ho delle possibilità ovviamente anche di intervento. Però a distanza questo controllo lo perdiamo un po'. È forse questo che ci spaventa? Cioè, quanto la dimensione del controllo, con tutte le sue sfumature, che può essere dal controllo minimo a un controllo massimo in questi giorni, purtroppo, voglio dire, sono usciti anche e si leggono sui social, su Facebook, delle conversazioni di docenti che mettono proprio il punto su questa esigenza di controllo forte, estremamente forte, quasi come se appunto la didattica a distanza ci avesse vestito dell'essere carabinieri. E allora quanto è questo che ci spaventa, per esempio? Dall'altro canto ci domandiamo perché non emergono nei nostri alunni quella parte di responsabilità, di autonomia, di intraprendenza che noi vorremmo avessero. D'accordo? Perché li stiamo perdendo a maggior ragione nella didattica a distanza? E quindi quali sono le strategie per favorire il loro sviluppo? Mi viene da dire che in parte dovevamo pensarci prima di trovarci in questa situazione, ma è anche vero che non è mai troppo tardi, perché abbiamo delle grandi capacità noi esseri umani in generale, ma i bambini e i ragazzi in particolare, di dare delle seconde opportunità e quindi di ricredere in alcuni progetti. Un'altra provocazione, la verifica. Cioè, quando a me viene chiesto, per esempio, ma come faccio a fare una verifica o quello che leggiamo tutti, se siamo iscritti a qualche luogo di conversazione tra docenti, come faccio a far sì che non copi? Allora andiamo un attimo a vedere di cosa abbiamo bisogno. Che verifica vogliamo fare? Cosa vogliamo verificare con queste verifiche che ci preme così tanto? Che siano, che non copino, che non cito gli esempi più allucinanti che sono usciti e che sono diventati dei casi nazionali. Sostanzialmente, spesso, la maggioranza delle volte, molto spesso, noi andiamo a testare conoscenze, abilità e capacità che sono disciplinari e che quindi richiedono un determinato settings. Tutto sommato anche semplice, quello del non copiare, quello che tu sia qui nel tuo banco, quello che lui sia là nel suo banco, ma possiamo insegnare, allenare, verificare tutto ciò e quindi andare ad allenare, a verificare proprio quelle conoscenze, quelle abilità e capacità disciplinari percorrendo una strada diversa. Allora è ovvio che la strada delle competenze è una strada differente, che comprende le conoscenze, le abilità e le capacità, che però le inserisce in un contesto differente. Io qua non mi metto a ragionare sulle competenze perché in questi mesi, in questi giorni e ormai anche da qualche anno ne stanno parlando tantissimi esperti, anche decisamente più esperti di me nel campo. Mi pongo ancora delle domande che poi andranno ad essere snocciolate, diciamo così, in alcune proposte concrete, perché ci arrivo alle proposte concrete, non vi preoccupate. Cos'hanno allora di differente queste competenze? Allora andiamo anche qui a una serie di questioni. Per esempio, esistono delle competenze che al loro esercizio non diano una minima soddisfazione? Banalizzo e faccio un esempio concreto. Se sto imparando a disegnare in un certo modo, e mi metto per esempio a disegnare il mio gatto come allenamento. Sicuramente potrò non essere soddisfattissima del risultato che ottengo, però
ho la soddisfazione che ci sto provando e che quel gatto, d'accordo, prenderà la sua forma e comincio a vedere che tutte quelle cose che mi hanno insegnato, o vado io a bussare alla porta del mio docente e dire: ascolta, ma non hai un suggerimento da darmi, com'è che potrei fare? Poi esistono delle competenze che non siano personalizzate. Ritornando all'esempio sciocco e banale del gatto, il mio gatto sarà diverso dal vostro gatto, perché nel mio gatto c'è una parte anche di me. Esistono competenze poi che sono esclusivamente, che siano esclusivamente disciplinari, o per mettere in campo davvero una competenza ho bisogno di raccogliere un po' di conoscenze e un po' di abilità e capacità da diverse discipline. Esistono competenze fuori dall'azione, cioè una competenza può essere messa in campo senza che in qualche modo mi coinvolga attivamente? E ancora, esistono delle competenze prive di un contesto in cui agirle? Ovviamente la maggioranza di queste risposte è negativa e quindi è no, non esistono competenze che non diano soddisfazione quando vengono esercitate. Perché? Perché per essere esercitata una competenza ha bisogno del mio agire, ha bisogno di un contesto in cui io la debba agire e ha bisogno che io raccolga e riorganizzi una serie di saperi e di abilità che vado a cercare, che vado a informarmi, e in tutto ciò ci metto ovviamente mo dentro molto, molto, molto di me stesso. Arriviamo di nuovo allora alla possibilità, e quindi alla nostra seconda opportunità anche come scuola, di dire: bene, prendiamo questo contesto in cui siamo inseriti, un contesto che ci vede in una situazione di pandemia, un contesto che non ci garantisce che se oggi siamo a scuola in presenza lo saremo anche domani, è decisamente un contesto autentico, potremmo approfittarne, mi viene da dire, proprio per rendere anche questa esperienza un'esperienza in cui esercitiamo delle competenze anche noi come docenti. In più, in questo contesto, c'è che comunque abbiamo degli strumenti per poter lavorare insieme. Questi strumenti si chiamano strumenti digitali, si chiamano tablet, si chiamano telefoni cellulari, si chiamano ovviamente non tutti allo stesso modo, ben consapevole che ci sono delle differenze. C'è chi ha 5 computer a casa e chi condivide magari un cellulare in due fratelli. D'accordo, anche questo è un contesto autentico da cui dobbiamo partire. A maggior ragione, mi viene da dire, dovremmo promuovere e valutare competenze, perché in situazioni e in contesti, quindi in situazioni concrete, contestualizzate, così differenti e a volte anche così difficili, noi dobbiamo poter valorizzare ciò che ognuno fa con ciò che ha. E a maggior ragione, mi viene da dire, assume l'importanza il proporre lavori di gruppo. Perché laddove uno non può arrivare, c'è il compagno che lo può sostenere. Ritornare un momento sull'idea della verifica, che cosa verifica? E su tanti dubbi e tante domande che fanno i docenti in situazioni di formazione o in situazioni social o che comunque trovo attorno a me. E che sono quelle, ma come facciamo a fare queste verifiche? Anche qua il cambiare prospettiva può avere un effetto dirompente, mi viene da dire. Intanto, sicuramente si può copiare un esercizio, ovviamente, la risoluzione la posso copiare in presenza e a distanza, ovviamente, con più facilità. Si può copiare sicuramente anche la risposta a una domanda standard. Così come posso recitare gli appunti, se ce li ho da qualche parte, mentre mi stanno interrogando. Posso anche copiare le informazioni di altri per svolgere compiti che non richiedono la mia personalità, quindi posso farmi passare in qualche modo da qualcun altro la risoluzione del compito. Però certamente una competenza non si può copiare. Perché? La posso a mal che vada imitare. E quindi se vedo qualcun altro che fa bene una cosa, posso cercare, d'accordo, tramite il suo modello, di avvicinarmi anch'io a farla bene. Ma in questa imitazione emergeranno anche tutte le sfumature che mi contraddistinguono, proprio tutte.
D'accordo? E già il fatto che una competenza non si possa copiare, per esempio, dovrebbe liberarci da quell'ansia di dire come faccio a fare una verifica, assicurandomi che non possono copiare, che quando l'interrogo non abbiano gli appunti, e quindi liberandoci anche da quel ruolo di carabiniere che qualcuno ogni tanto vuole mettersi addosso, ma che sinceramente credo che molti di noi, se abbiamo scelto la professione dei docenti e non quella di fare i carabinieri, per così dire, mi scusi, i carabinieri, in questo momento se li utilizzo in questo modo, abbiamo fatto una chiara scelta di campo e di professionalità. E quindi l'esercizio del controllo c'è, ma deve avere delicatezza e tante sfumature. Allora arriviamo alle proposte. Le introduco prima tutte assieme e poi andiamo a declinarle con degli esempi concreti. Ne ho messe cinque, cinque che vogliono dire anche un po' tutto il mondo. La prima, credo che la nostra sfida più grande come docenti, e quindi qua dovremmo mettere in campo le nostre competenze, sia quella di definire e unire le nostre intenzionalità educative come team. Quindi noi in questo momento, in questo frangente, dovremmo essere in grado di guardarci negli occhi come team di adulti e di educatori e di andare a selezionare e integrare i contenuti che vogliamo proporre in modo tale da risparmiare del tempo per sostenere chi effettivamente ne ha bisogno. Vedremo dopo una declinazione possibile di questa idea. La seconda è che se noi coinvolgiamo gli studenti in compiti autentici, dove dichiaratamente c'è bisogno del loro essere se stessi, andiamo a lavorare su più piani, da un lato sul coinvolgimento e la motivazione, dall'altro sull'autostima, dall'altro abbiamo delle evidenze, chiediamo di mettere in campo delle competenze che hanno delle evidenze così forti che già di per sé sono delle verifiche anche disciplinari. La terza, e so che già qualcuno recentemente in un altro webinar ne ha parlato benissimo, mi ha trovato estremamente d'accordo, è quello di dichiarare le competenze attese e i criteri della loro valutazione. Noi dobbiamo essere trasparenti. Trasparenti perché? Perché così consentiamo il quarto punto, che è quello di aiutare studenti e famiglie a avere dei processi di automonitoraggio e di autovalutazione. Questo fa sì che loro piano piano assumano responsabilità e che rispetto a questa responsabilità si sentano responsabili non solo verso noi docenti, che tutto sommato, lasciatemelo dire, forse è la loro preoccupazione minore, ma verso i compagni innanzitutto e verso se stessi. La quinta è quella appunto che il lavorare in gruppo e quindi l'offrire anche a distanza possibilità di lavori a piccolo gruppo incentiva la collaborazione, incentiva la responsabilità, incentiva la voglia di mettersi in gioco e quindi incentiva l'apprendimento sostanzialmente. Andiamo un po' dentro allora. La prima, definire e unire le intenzionalità educative. Ovviamente vi posso dare solo degli spunti in questo momento, come diceva Lisa, poi se eventualmente qualcuno è interessato avremo modo di approfondire in altri contesti queste pillole, diciamo così. Sicuramente ci sono dei contesti grandi dai quali possiamo partire perché stanno nelle nostre pratiche e anche nelle richieste ufficiali che ci vengono fatte. Per esempio, quella della certificazione delle competenze. Abbiamo un set di 8 competenze chiave che sono riportate qui, che adesso non vado nel dettaglio, che ci potrebbero aiutare a definire lo sfondo per integrare appunto le nostre programmazioni disciplinari in alcuni progetti che le vedano coinvolte in maniera differente, con pesi anche differenti, e che però le vedano coinvolte in modo tale che andiamo tutti insieme a sostenere, promuovere e valutare quelle 8 competenze chiave e poi ciascuno per la propria competenza disciplinare andrà a, diciamo così, guardare con occhi attenti quelle evidenze disciplinari che emergeranno da questi progetti più collaborativi.
E quindi il mio incentivo è quello di dire proviamoci a mettere anche noi nero su bianco, e quindi magari con una bella Jamboard se siamo a distanza, costruiamoci una mappa che raccolga delle idee di fondo a partire da una tematica, da un argomento, e vediamo come poi questa tematica, questo argomento arriva anche a toccare le nostre discipline. Questo perché? Perché questo ci fa risparmiare molto tempo. Nel momento in cui davvero i nostri interventi educativi assumono una coerenza e una progettualità e questa coerenza intanto è evidente anche ai nostri studenti. Primo, ci libera del tempo perché non dobbiamo spendere, e poi lo vedremo nei successivi passaggi, tantissimo tempo a dedicare alle solite cose. Ma possiamo appunto permetterci di dare molto lavoro da fare ai ragazzi, in parte di lasciarglielo fare in autonomia per andare noi a sostenere e chiamare in Meet magari Pierino, d'accordo, che in quel momento ha grande difficoltà e ha bisogno che io sia per lui lì. E soprattutto uniamoci e capiamo come poter utilizzare gli strumenti digitali che abbiamo come istituzione scolastica, di cui ci siamo dotati, penso alla G Suite per esempio, e cerchiamo di capire quali applicazioni posso utilizzare che sono coerenti con gli scopi che ci siamo dati. Qua sono solo alcuni esempi, ma per esempio il ritornare a pensare come si faceva anni fa, dopo è andato un po' perso, a dei blog di classe che possono essere un incentivo alla partecipazione autentica che si possono creare anche tramite presentazioni. Poi nei materiali che vi lascio, in questi link, troverete anche proprio le slide, d'accordo? Potete crearvi una copia di slide per avere anche a casa vostra, diciamo, un piccolo template o un'idea in cui ogni alunno, per esempio, si impegna a postare almeno tre piccole cose in una settimana. Una potrebbe essere di approfondimento disciplinare, una più personale, non dimentichiamoci che hanno bisogno di essere ascoltati questi ragazzi, soprattutto nel momento in cui, lo ripeto, questo contesto attuale non consente loro di avere quella socializzazione, quei livelli di socializzazione che sono normali alla loro età. Sono un po' delle pentole a pressione, noi dobbiamo farcene un po' carico come scuola. Secondo, un altro strumento bellissimo di cui ne hanno parlato tanti con sfumature diverse, perché è uno strumento estremamente versatile, sono i Google Sites. Attraverso l'utilizzo, per esempio, di questo strumento, noi possiamo riuscire a creare dei luoghi di apprendimento autentici e anche dei luoghi di valutazione autentici. Anche qui ne trovate un esempio di un possibile Google Site costruito in modo interdisciplinare che ha delle parti di compito e delle parti anche valutative, perché trovate anche una rubrica valutativa alla fine, che ovviamente è anche questo un esempio possibile. E quando noi li invitiamo in compiti di questo genere, è chiaro che loro devono essere se stessi per fare queste cose. Questo essere se stessi significa che la scuola, e quindi noi insegnanti come rappresentanti in quel momento dell'istituzione scuola, è interessata a loro ed è interessata a quello che loro hanno da dire e alle sfumature con le quali lo possono dire. Ancora, compiti autentici sono anche il chiedere ai nostri ragazzi di costruire loro stessi le loro verifiche e i loro allenamenti. E qui parlo di verifiche e allenamenti disciplinari. Anche qua avete un esempio. Questo esempio è una verifica, un allenamento, chiamatela un gioco, come volete, realizzato su Kahoot, realizzato da dei bambini di quinta elementare, sulle leve. D'accordo? E quindi loro hanno lavorato tantissimo e per lavorare tantissimo per la creazione di questo test di allenamento che è servito a loro ma che poi hanno condiviso anche con i compagni, credetemi che anche chi non sapeva dove era il fulcro, la potenza e la resistenza lo ha imparato, perché per costruire una verifica che sia valida loro devono scegliere gli esercizi, scegliere le fotografie, verificare le risposte.
quindi devono essere competenti. E quindi in qualche modo il chiedere loro di costruire le verifiche li costringe a studiare. Quest'altra link che vi metto, invece la classe online, è un sito, è un Google Sites, anche questo, di qualcuno che ha raccolto in maniera intelligente, d'accordo, tutta una serie di esempi di strumenti che ben si adattano. So che ce ne sono tante carrellate e tanti altri colleghi propongono delle belle raccolte di strumenti per la didattica digitale. Anche questo, a mio avviso, vale la pena, ecco, di essere visitato, ma noi stessi potremmo creare anche con i nostri ragazzi un luogo in cui valorizziamo alcuni strumenti che ci sono serviti e li mettiamo a disposizione, per esempio, anche dei colleghi di istituto. Arriviamo al punto 3. Perché è importante utilizzare le rubriche e quindi dichiararle in partenza, cioè consegnarle in mano loro? Ovviamente se i nostri studenti sono piccoli, dovremmo parlare un linguaggio che loro possano capire. Se sono più grandi, probabilmente capiscono anche il linguaggio, quindi la rubrica può essere uguale per me, docente, e per te, alunno. Sarebbe importante anche condividerle con la famiglia. Perché? Perché la rubrica è uno strumento che aiuta a descrivere quegli aspetti importanti, che di solito vengono chiamate dimensioni, di competenza secondo una scala di qualità. Questa scala di qualità è una scala particolare, che va a lavorare sui pieni, dicono gli esperti, e non sui vuoti. Cosa vuol dire? Che mettono in evidenza ciò che lo studente sa fare con ciò che sa, con quello che ha a disposizione nella propria cassetta degli attrezzi in quel momento. E qui attenzione, perché con cassetta degli attrezzi intendo anche, per esempio, in questo momento, le disponibilità di tablet, telefono, connessione, anche se adesso la connessione non dovrebbe più essere moltissimo un problema, che ha a disposizione in quel momento, e quindi prende il ragazzo, lo studente nel suo contesto, con la sua cassettina di attrezzi, e dice: bene, rispetto a questa rubrica tu ti collochi qui, però questo lo sai fare. E non mette il dito invece su ciò che gli manca, anche se i livelli della rubrica, d'accordo, e quindi i gradini superiori, chiamiamoli così, di questa scala qualitativa, sono un chiaro indizio di dove si può arrivare. E quindi lui ha già chiara una meta possibile, chiara, scritta, nero su bianco, che se la può guardare in ogni momento. Poi la rubrica utilizza criteri oggettivi che sono condivisi da noi docenti, dichiarati prima, magari condivisi, appunto, come dicevo, anche con le famiglie. Quindi questa è proprio un'operazione di trasparenza, a mio avviso, necessaria in questo momento. Dicevo già prima che educa gli studenti all'autovalutazione. Queste capacità di autovalutazione, ovviamente, nel momento in cui ho una rubrica qualitativa, mi pongono anche tutta una serie di riflessioni sulle modalità che io come studente sto mettendo in campo, e quindi mi aiuta alle riflessioni metacognitive, ma mi motiva anche proprio perché lavora sui pieni e non sui vuoti, e mi invita a migliorare assieme ad altri strumenti che poi a brevissimo vediamo. Tutto ciò fa sì che l'autostima sia decisamente migliorata, o quantomeno possa iniziare a migliorare, o quantomeno venga sostenuta. E la rubrica condivisa all'inizio del lavoro è una guida. Noi abbiamo un progetto, abbiamo dei criteri di valutazione del mio lavoro e del lavoro dei miei compagni, e quindi questi due elementi mi fanno da guida. So la direzione che devo intraprendere, chiara. Quali strumenti possono supportare tutto questo processo? Delle rubriche ne abbiamo già parlato, non le menziono più in questo momento. Invece lo strumento sul quale vorrei portare la vostra attenzione in questo webinar è il Kanban. Il Kanban è uno strumento che non arriva dalla scuola, arriva dal mondo aziendale, aiuta la pianificazione, ma è utilissimo anche in tantissimi, per l'organizzazione personale. Utilizzato a scuola si rivela uno strumento eccellente, veramente eccellente.
sia con i piccoli. Questo è un esempio di Kanban homemade. In realtà qua siamo in una classe prima di scuola primaria, in cui cosa abbiamo fatto noi come insegnanti? Ci siamo appunto guardati negli occhi, abbiamo selezionato alcuni obiettivi importanti, li abbiamo scritti in modo che anche i più piccolini potessero capirli. Siamo in una prima e quindi ne abbiamo lasciati perdere altri, ci siamo focalizzati su degli obiettivi generali. Quindi quelli che diciamo di collaborazione, condivisione e responsabilità di lavoro in gruppo di italiano, matematica e inglese. Ne abbiamo estrapolati alcuni, poi ognuno si è costruito questo Kanban che non è fatto altro che era un foglio, un cartoncino che si piegava a tre colonne. La prima colonna ci stanno le cose da fare, la seconda quelle in cui mi sto allenando in questo momento e la terza quelle di cui ho finito l'allenamento, quindi sono arrivato in questo momento a un buon punto. E come funzionava? Che ogni bambino con il nostro aiuto, ogni bambino prima era invitato a riflettere su quello che avevamo detto e sulle cose sulle quali lui sentiva di non essere ancora, secondo lui, a un buon livello. E quindi c'era una valutazione valutativa personale. Lui proponeva, d'accordo, vedete i bigliettini dei post-it, non ho capito perché adesso è andato via lo schermo, scusate, dei post-it in cui loro stessi proponevano e scrivevano dei possibili punti di debolezza, diciamo così, di miglioramento. Poi si sceglievano in cosa si allenavano per quella settimana o per 10 giorni, a seconda mi viene da dire dell'oggetto di allenamento, e poi spostavano il bigliettino una volta che sentivano o che ci chiedevano di verificare che effettivamente quell'obiettivo era stato da loro raggiunto. Questa cosa era condivisa anche con le famiglie e quindi entrambi, sia noi che le famiglie, potevamo in qualche modo dare una mano a vedere che effettivamente i bambini e le bambine si facessero carico di questo impegno che loro si erano scelti e che loro si erano preso, che però rientrava ovviamente in alcuni impegni all'interno di una cornice che noi avevamo dato. Come possiamo utilizzare il Kanban in maniera più digitale e magari con bambini un po' più grandi o con dei ragazzini? C'è proprio uno strumento che si chiama Kanbanki, è un'applicazione che si integra perfettamente con la G Suite e che per uso educativo è gratuita in quasi tutte le funzionalità che possono interessare ovviamente noi docenti in questo momento. E qui avete il link. Come funziona? Funziona che intanto se vogliamo possiamo riprodurre il classico Kanban, e quindi con la colonna delle cose da fare, con la colonna delle cose che sto facendo e con la colonna delle cose che ho già fatto. Ma non solo. Adesso vi porto, c'ho il tempo, vero? Ho ancora qualche minuto, volevo portarvi un attimo dentro per vedere come funziona, se me lo consentite, come tempi. Allora, eccoci qua. Assolutamente sì, Anna, poi ti devo anche tenere perché abbiamo qualche domanda. Ok, allora, per esempio qua siamo dentro al Kanban di un alunno Pierino, d'accordo? Allora, Pierino ha il Kanban dei suoi impegni, quello che prima abbiamo visto come Kanban homemade. Pierino è più grande e quindi ha diversi progetti perché noi docenti, d'accordo, con una buona regia abbiamo coinvolto gli alunni in diversi progetti. Tutti questi progetti richiedono anche degli impegni da parte sua e quindi può avere diverse, quali chiamano board, e quindi diversi spazi in cui tiene sotto controllo lavori che lui ha da fare o che deve fare assieme ad altri. Tutte queste board possono essere condivise, esattamente come condividiamo un documento, come condividiamo una presentazione. Anche queste board possono essere condivise con chi? Come insegnante, per esempio, se è la board degli impegni di Pierino. E quindi
Lui condivide con me questa board, propone le sue cose, d'accordo? Si possono mettere delle priorità, per esempio, si possono mettere delle schede. Cosa succede quando Pierino ha fatto una cosa? Prende e la sposta di qua. Nel momento in cui c'è uno spostamento, gli insegnanti sono avvisata di questa cosa, ma nel momento in cui è condiviso con me, io posso anche interagire con Pierino attraverso messaggi, attraverso la proposta, per esempio, di alcune attività. Posso allegare ad una scheda, vedete, si apre qui così, nel momento in cui clicco su una scheda e possiamo aggiungere alla scheda un sacco di funzionalità che ovviamente quando inizieremo ad usare il Kanban si tratterà solo di scrivere dei messaggi, ma un po' alla volta che ci alleniamo anche noi e noi con loro ad utilizzare questo strumento, scopriamo che è uno strumento abbastanza eccezionale. Perché? Perché ci consente di creare intanto delle priorità e quindi delle cose che devono essere messe a fuoco in maniera rapida. Possiamo darci delle date di inizio, delle date di fine, possiamo darci dei tag e quindi delle scatole, dove sta questo, dove sta quello. Vedete qua, per esempio, matematica e digital, devo fare una cosa sulla proprietà delle operazioni. Cos'è questa cosa? Questa cosa è per allenarmi, costruire per esempio un gioco su Kahoot assieme a Silvia. In questo modo io mi alleno anche, d'accordo, a capire le proprietà delle operazioni, perché per costruire un gioco che va a sviluppare e a verificare quello lo devo sapere anch'io, altrimenti non riuscirei a costruire questo gioco. Poi potrei avere tantissime altre cose, quindi per esempio una ricerca sull'impegno, sull'impero bizantino che mi è stata data, e anche degli impegni personali, per esempio, scrivere 3 volte alla settimana, questo è un allenamento personalizzato perché? Perché lo abbiamo concordato io e Pierino. Siccome Pierino fa un po' fatica a scrivere, d'accordo, l'ho agganciato su questa cosa. E quindi lui si è preso questo impegno personale di scrivere almeno 3 volte alla settimana un breve brano nel blog di classe, proprio suo. Potremmo dare degli allegati e quindi su un impegno o su un obiettivo comune, per esempio possiamo anche fare delle board differenti. Questa ad esempio è la board per la costruzione di un sito sugli animali. Benissimo, vediamo che Pierino non è da solo, lavora assieme a Marco, lavora assieme a Silvia e allora mettono in questa prima colonna ad esempio tutte le cose che secondo loro ci sono da fare, anche con l'aiuto di noi docenti e poi ciascuno, d'accordo, si prende, si trascina e dice, beh, questo lo faccio io. E nel momento in cui dice, questo lo faccio io, lo vedono anche gli altri che lo fa lui. E quindi noi nello stesso tempo in cui stiamo allenando i nostri alunni a rimanere sul compito, li alleniamo anche a tantissime altre cose, una condivisione di responsabilità. Li alleniamo alla responsabilità, cioè mi assumo una cosa, lo dichiaro che la faccio io. Dopodiché, se non la faccio, non sarà il mio docente, d'accordo, che mi mette 4, ma sarà il giudizio dei compagni che peserà su di me. Perché, ripeto, il nostro 4 vale molto poco, mentre invece il giudizio di Silvia e Marco e del resto dei compagni che poi andranno a vedere questo blog degli animali o questo sito di animali creato da Pierino, Silvia e Marco, sarà un giudizio pesantissimo. E per questo Pierino, Silvia e Marco probabilmente faranno il meglio delle loro possibilità con ciò che sanno e quindi con la loro cassettina di attrezzi. E in questo momento noi insegnanti possiamo essere delle risorse per loro. Strano, ma vero? Perché? Perché possiamo aiutarli ad aumentare la loro cassettina di attrezzi, laddove loro hanno uno scopo condiviso. E quindi ci saranno loro che vengono a cercare noi, ma tu prof lo sai questa cosa, ma dov'è che potrei trovare quest'altro? Ma come si fa? E allora in quel momento noi abbiamo, se siamo dei bravi insegnanti, e come tutti siamo, le tasche piene, d'accordo, di risorse da dire, mamma sì, dai, to, guarda qua, prova così, si fa cos'ha, vieni che ti spiego. E credo che questo sia veramente una board, d'accordo, che potrebbe aiutare anche a distanza a vedere ciascuno a che punto sta e anche insieme nei lavori di gruppo a che punto siamo. Qui vi ho rimesso nelle slide, d'accordo, alcune possibilità che ci sono e quindi di settare date, anche di
agganciare, per esempio, in questa che porta al sito degli animali, questa gialla, diciamo così, vediamo che posso anche creare delle liste di dipendenze, delle gerarchie. E quindi devo fare il sito degli animali? Benissimo, scomponiamo gli elementi. Cosa serve per fare il sito degli animali? Questo, 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 questo. E quindi ci diamo una gerarchia anche di priorità e di interventi da dover fare. Ma vedete che, per esempio, loro possono crearselo in autonomia e tramite un messaggio condividerla con noi. Non solo, Kanbanki offre anche tantissime templates, diciamo così, già pronte per l'uso, sia per un lavoro di classe, e quindi qua l'esempio, d'accordo, è nel andare a creare un progetto insieme di fotogiornalismo, ma noi possiamo riadattarlo ovviamente a qualsiasi altro progetto che coinvolga tutta la classe, e quindi abbiamo già del template di pianificazione di una lezione che possiamo utilizzare noi, ma che possono utilizzare anche i ragazzi, per esempio, perché noi possiamo invitarli a dire: bene, tu e tu preparate voi la prossima lezione. E loro avranno uno strumento, d'accordo, che è quello che utilizziamo anche noi, che è quello che abbiamo condiviso con loro. E in questo momento, vedete, siamo alla pari, cioè facciamo proprio esercizio di sviluppo di competenze. E poi abbiamo anche le newsletter di Classroom, anche qui potremmo coinvolgere loro, per esempio, a costruire queste newsletter di Classroom. L'ultima cosa è quello che nel momento in cui noi abbiamo strumenti come la G Suite, per esempio, possiamo permetterci di utilizzare documenti o presentazioni, ad esempio, per fare lavori di piccolo gruppo a distanza. Intendo questo, che se io condivido e ho imparato ad usare un po' questo strumento nella maniera non solo corretta, ma soprattutto funzionale a quello che voglio fare, posso in una lezione in presenza virtuale, d'accordo, presentare l'obiettivo, preparare il documento, condividerlo a gruppetti, e quindi ci saranno tre alunni che lavorano su un documento, tre che lavorano su un altro, tre che lavorano su un altro, tre che lavorano su un altro. Chiudiamo il Meet, d'accordo, io resto dentro alla G Suite, passo nei loro documenti, li vedo al lavoro in diretta. D'accordo, vedo ciò che fanno. Ho anche degli strumenti per fare toc toc, esattamente come farei in presenza se dessi un lavoro di piccolo gruppo e poi mi aggiro tra i banchi, per esempio. Anche qui posso aggirarmi tra i documenti. Che strumento ho per fare toc toc? Beh, quello di fare commenti, ovviamente, di rispondere alle loro richieste, ma c'è anche una chat contestuale che possiamo utilizzare. E quindi posso davvero fare toc toc e dire: ciao Pierino. Anche in un lavoro individuale lo posso fare. Ciao Pierino, sono qua da te adesso, sto guardando il tuo documento. Hai bisogno di qualcosa? Posso esserti utile in qualche modo? E così potrei, dopo aver dato una mano a Pierino, passare ad un altro alunno o ad un altro gruppo e fare la stessa cosa, presentarmi mandando un messaggio in chat e dire: adesso sono qui con voi, avete bisogno di qualcosa da me? E se vedo qualcuno in particolare difficoltà, potrei dirgli: bene, ritorna un attimo nel Meet, che vediamo insieme. E allora in quel momento potrei avere una parte di classe, perché la maggioranza, se li coinvolgiamo in compiti autentici, lavorano anche da soli e anche bene. E quindi potremo davvero invece recuperare questo tempo per dedicarci a chi invece ne ha proprio bisogno. E quindi anche in modo individuale o a piccolissimo gruppo, due, tre che stanno lavorando su una cosa e vado lì con loro in quel momento. E l'ultima, penso che siamo a quella di chiusura, esattamente vuole chiudere un po' con questa idea che la regia sta nei docenti, non il controllo. E quindi siamo noi a dover preparare il setting. Se noi riusciamo a preparare un buon setting, generalmente poi i nostri alunni si lasciano coinvolgere. E sul nostro canovaccio, quindi sulla nostra proposta, aggiungono ciò che noi volutamente abbiamo lasciato aperto perché loro lo possono riempire con ciò che loro sono, con ciò che loro sanno e con ciò che noi li aiutiamo ad imparare.
E come slide finale ho messo delle risposte che mi sono rimaste stampate nell'anima, mi viene da dire, e che sinceramente metterei scritte in grande in ogni aula docenti. Questi erano ragazzini a cavallo tra la fine della scuola primaria e l'inizio fino alla terza media, diciamo così, quindi dai 9 ai 14 anni, che stavano ragionando per un progetto, un pitch che dovevano fare. E a questa domanda, perché il nostro progetto era innovativo, hanno dato queste risposte, che sono così evidenti, voglio dire, che io penso non le dimenticherò più. Loro dicono che finalmente gli adulti, e per adulti intendevano noi docenti perché era un progetto scolastico, ci hanno permesso di usare la nostra immaginazione invece di fermarci per correggere i nostri errori. Ci siamo sentiti coinvolti in qualcosa che potrebbe davvero cambiare il nostro futuro. Qua ci sta il compito autentico, cioè abbiamo dei progetti che hanno un valore anche per noi, anche per loro. Abbiamo utilizzato strumenti diversi da quelli che normalmente usiamo. Ci siamo sentiti, ascoltati, responsabilizzati. È una loro richiesta quella di sentirsi responsabilizzati, ma non è il controllo che li responsabilizza. E valorizzati, autonomi e liberi. Siamo orgogliosi di aver prodotto qualcosa che potrebbe essere un contributo concreto alla nostra città. Ovviamente questo si riferiva a quel progetto in particolare, ma loro si sentono sempre orgogliosi quando sanno che stanno mettendo la loro fatica e il loro impegno in qualcosa che è un contributo concreto. Approfittiamone. E poi sono anche capaci di valutare, d'accordo, l'impegno e il loro monitoraggio, quindi la crescita del loro apprendimento, anche in maniera decisamente obiettiva e realistica. Detto questo, chiudo. Spero di non aver sforato troppo. Così e così. No, Anna, sei andata benissimo. Ti ringrazio, però approfitto ulteriormente della tua pazienza e ti tengo con noi ancora qualche minuto perché ho un po' di domande per te. Veramente, commenti entusiasti, devo dire, se in un'ora sei riuscita a fare così tanto, non oso immaginare quanto riusciresti a fare con tempi più lunghi. Allora, per chi lo chiede, prima di, allora, ti lascio riprendere fiato, se vuoi bere un bicchiere d'acqua, eccetera, rispondo alle domande un pochino più... Anche l'acqua ce l'ho, ce l'ho. Rispondo alle domande un pochino più di servizio che hanno chiesto. Allora, come richiedere dei corsi? Se sono dei corsi che non trovate nella pagina campusstoreacademy.it, scriveteci a formazione@campusstore.it. Se invece all'interno della piattaforma avete trovato il corso di vostro interesse, vediamo, facciamo un esempio. Voi potete cliccare appunto sul corso, lo scegliete, eccetera. Dopodiché, praticamente individuato il corso, dovete andare su Campus Store dove potete effettuare l'acquisto con il codice corrispondente. Una volta effettuato l'acquisto, vi vengono inviate le credenziali d'accesso alla piattaforma e quindi potete entrare alla piattaforma e vi si abilita automaticamente il corso. Ovviamente, quando vi vengono date le credenziali, vi vengono date anche le modalità di accesso. Ad esempio, se è un corso che avviene in diretta, è chiaro che potete accedere, vedete lì, però non avviene il corso in quel momento. Se entrate, se il corso si svolge martedì ed è il giovedì precedente, è ovvio che non vedete il corso che avviene in presenza, però magari avete accesso già ai materiali che servono per fruire del corso in modalità sincrona, video, dispense e così via. Comunque vi viene tutto spiegato via mail. Se avete bisogno di chiarire ulteriormente questo punto, mi sono spiegata male, in qualsiasi punto vi trovate di campusstoreacademy.it avete qua in alto un menu. State vedendo il mio schermo? No? Spero Allora, di sì, un attimo sai. solo. Dimmi anche tu, Anna, se si vede ora il mio schermo. Sì, Vediamo. Ok. vediamo.
Allora, qui sono all'interno di campustouracademy.it. Come vedete, se in qualsiasi momento, appunto, volete approfondire ulteriormente la questione come acquistare un corso, come vedete, in qualsiasi pagina io mi trovi della piattaforma, in alto avete sempre un menu come acquistare un corso e qui all'interno è spiegato tutto nel dettaglio. Quindi, ecco, spero che sia un pochino più chiaro adesso. Allora, Grazie. Anna, sono qui con le domande per te, ne abbiamo diverse, cerco di rispondere a quelle che mi sembrano un po' più aperte per gli altri, per le domande un po' più specifiche, in caso scriveteci. Allora, iniziamo con Anna. Guarda caso, hai parlato di controllo come di essere carabinieri, ma il nostro compito è anche quello di insegnare delle regole. Non è troppo facile de demonizzare la valutazione che controlla? Allora, sicuramente, e ve lo avevo premesso, io sono stata in alcuni passaggi del mio intervento un po' provocatoria, però noi dobbiamo sempre, credo, tener presente che il nostro obiettivo formativo non è quello, che noi siamo i controllori, anche se in maniera sfumata, ma di, fare esercizio e quindi di insegnare a agire un autocontrollo. E quindi sicuramente la nostra presenza in un primo momento può essere soprattutto riguardo ad alcuni alunni in particolare, insomma le classi le abbiamo tutti sotto gli occhi, quindi sappiamo bene le differenze che ci sono anche tra gli studenti. È vero che noi dobbiamo agire e tirar fuori tutte le nostre competenze, i nostri strumenti, per fare in modo che cresca in loro la capacità di autocontrollo e di responsabilità. Ora, se noi siamo sempre e comunque troppo all'interno di alcune modalità che prevedono un esercizio di controllo, non riusciamo mai neanche a dare loro la fiducia e la possibilità di sperimentare un campo aperto e quindi di mettere alla prova quel senso di responsabilità e di autocontrollo. Sono d'accordo con Anna che probabilmente le prime volte per qualcuno sarà un'esperienza negativa, quindi nel senso negativa in quale senso? Che nel momento in cui si troverà in qualche modo più libero, di questa libertà ne approfitterà magari in maniera, sconveniente, poco responsabile, però andiamoci a ragionare con lui. E soprattutto riportiamolo al compito che aveva. Allora, se il compito che aveva era quello, per esempio, di un lavoro di gruppo in cui la sua presenza e la sua responsabilità serviva anche al resto del suo gruppo, ci è più facile riportare il solito Pierino a piano piano mettersi dei paletti anche col nostro aiuto per dire ok, però la prossima volta invece di sguazzare libero in questo spazio non controllato, d'accordo, provo a dare anch'io il mio contributo, appunto perché è più il giudizio dei compagni e il senso di partecipazione che fa leva sulla motivazione, sulla responsabilità e sull'autocontrollo che non tanto la presenza o il supposto controllo di noi insegnanti. Allora, grazie Anna. A questo proposito ti riprendo una domanda di Curzio che dice: parli del giudizio dei compagni, ma non si rischia di ingaggiare fenomeni di bullismo o similari in questo modo? Allora, anche qui, e qua ci sta anche tutta la limitatezza di un webinar di un'ora, E d'accordo? certo. Può evidenziare uno strumento, come abbiamo messo in evidenza oggi, quello del Canva, a scapito di altri che invece consentono proprio di lavorare sulla costruzione di un clima di classe, quindi di un clima di gruppo, in cui questo scambio, d'accordo, che ci può essere anche sul dire, caspita Pierino, ci eravamo presi un impegno e in qualche modo per colpa tua, d'accordo, non siamo riusciti a mantenerlo, pian piano trasforma il suo linguaggio in un linguaggio invece che di accusa, sicuramente di segnalazione e quindi ci è dispiaciuto che il tuo comportamento, Pierino, non ci abbia permesso, però anche di soluzione. Quindi nel momento in cui noi discutiamo di un problema, perché questo è un problema che un gruppo non si è riuscito ad ottenere, a raggiungere l'obiettivo che si era preposto per cause varie, tra cui magari anche il comportamento di Pierino,
La discussione è volta a trovare una soluzione. E quindi cosa facciamo? E coinvolgiamo anche Pierino, coinvolgiamo il gruppo, coinvolgiamo anche gli altri compagni che in questo caso hanno la parola per offrire strumenti di soluzione e strategie di soluzione a Pierino e al resto del gruppo. E quindi pian piano andiamo anche ad educare un linguaggio che non è di colpevolezza, ma che è quella che noi chiameremmo di critica costruttiva. Ok, quindi anche uno sviluppo del pensiero critico e un'educazione quasi emotiva. A questo proposito, Teresa, a cui è molto piaciuta la tua ultima slide, quella sui commenti dei bambini, dice: parlando di emozioni, che sfide emotive implica una valutazione diversa come quella che hai proposto? Delle sfide, ti ringrazio Teresa per la domanda perché è una domanda davvero importante. Delle sfide emotive, direi estremamente complesse. E qui bisogna che noi entriamo in gioco mettendoci in gioco noi stessi e quindi offrendo a loro proprio il nostro esempio come, mi viene da dire anche qua, come educatori e come esseri umani che credono in un percorso di condivisione delle emozioni e in un percorso anche di crescita comune. E quindi dobbiamo essere disposti anche noi a metterle in campo le nostre emozioni, con sincerità, così come pretendiamo che loro, pretendiamo, così come vorremmo che loro fossero disposti a farlo all'interno del gruppo. Quindi nel momento in cui apriamo queste discussioni di gruppo, che sono delle discussioni particolari, che hanno anche una serie di rituali precisi, delle regole precise, e che qui non posso approfondire, insomma, noi siamo in quel momento esattamente al pari loro. E quindi anche noi abbiamo la parola, anche noi siamo invitati, se una situazione ci mette a disagio, a esprimerla, a tirarla fuori. E quindi la sfida è molto alta, però ti assicuro che è un'esperienza che si fa nel tempo, perché ovviamente non sono sfide che risolvi in un anno, eh. Parti magari dalla prima e arrivi alla quinta, oppure parti dalla prima media e arrivi alla terza. Sono sfide che si costruiscono con costanza e negli anni, però sono sfide che estremamente emozionanti, davvero emozionanti dal punto di vista proprio dell'anima, delle riflessioni che fai e della vicinanza delle anime che hai di fronte a te. Io adesso dico anime per dire quando qualcuno mette a disposizione degli altri e apre un po' delle parti più intime di sé. Ok, grazie mille. Allora mi aggancio a quest'ultima domanda per proportene un'altra, la domanda di Alberta che dice: lavoro in una secondaria, ma uno studente abituato alla valutazione classica non rischia di essere disorientato da un approccio così diverso? Allora, certamente sì. Qua dobbiamo essere anche qui noi dei bravi registi nell'introdurre piano piano magari delle modalità alternative sia di lavorare che di valutare. Quindi potremmo partire con un progetto. Partiamo con uno, siamo tre docenti o sono solo io che in questo momento mi sento di cogliere questa opportunità, questa sfida che voglio provare. Bene, parto con un progetto che ci coinvolge magari per un mese e in cui ci dedichiamo tot tempo e proviamo, lo sperimentiamo insieme, sperimentiamo che strumenti, sperimentiamo le sensazioni che ci dà, valutiamo assieme quanto questo modello sia effettivamente capace di innescare motivazione, coinvolgimento e tutta quell'altra serie di cose per poi vedere se è il caso di farne un secondo esperimento. O di migliorare l'esperimento precedente, anche qui siamo in una fase del metterci, come dire, di condividere con loro quello che stiamo facendo, in una fase di trasparenza. Mi piacerebbe provare, ci state? Proviamo. Ci sono abbastanza grandi per capire che c'è anche un patto dietro. Ma i patti li fai anche con quei bambini di 2 anni, voglio dire, Vedi. basta. Vedi che si vede che non sono ancora mamma. E quindi,
E poi voglio dire, i patti che coinvolgono delle dimensioni interessanti, perché dopo la sfida è anche questo, di riuscire a porla in maniera interessante o di farsi aiutare anche da loro nel porla in maniera interessante. I patti su queste cose sono possibilissimi. Sono i patti più semplici, mi viene da dire. Molto più semplice fare un patto su questo che non dire entro un mese hai scalato di 2 punteggi la tua capacità di tradurre il greco, insomma. Ok, sì, chiarissimo. Allora, visto che hai fatto tante domande provocatorie, te ne leggo una che un po' lo potrebbe essere, di Giampaolo. Cosa ne pensi delle scuole che stanno rendendo obbligatoria la doppia telecamera per controllare gli studenti? Devo proprio rispondere. Direi che hai già risposto così, Anna, se vuoi. Nel senso che non ho parole, non ho parole, non ho parole come quegli esempi che sono usciti sull'interrogazione di una ragazza bendata, cioè per me sono cose che non stanno in un'altra scuola, non certamente nella scuola che dovrebbe essere quella che promuove la crescita dei cittadini di domani, insomma. Esatto, sono d'accordo. Marika chiede poi una cosa, quasi un'infotecnica, a cui non ho risposto io. Farai corsi specifici anche su Canva e Kahoot? Sento sempre parlare di questi strumenti, ma vorrei imparare davvero a usarli in modo sensato. Allora, tutto è possibile, certamente, se su questi aspetti specifici credo si vada un po' anche in base alla Richiesta. percezione di richiesta, no? E quindi sì, D'accordo, certamente sì, si può fare. assolutamente. Se Se si fanno c'è bisogno i di. corsi su Google Classroom, certamente si possono pensare anche a dei mini corsi, diciamo così, per l'utilizzo specifico di altre app che ci stanno intorno. Esatto, su questi, diciamo, corsi verticali, assolutamente, se non trovate uno strumento specifico, magari perché nessuno ce l'ha ancora mai chiesto, scrivete a formazione e vediamo. Tra l'altro, una cosa che non vi ho detto, visto che, c'è il pretesto, è che sulla piattaforma, se non l'avete ancora vista, è possibile cercare i corsi per formatore e quindi filtrare attraverso i formatori che gestiscono quel tipo di corsi o possono tenere quel tipo di corsi. Se volete un formatore specifico, perché ad esempio avete visto un webinar, avete visto un contenuto, vi piace, volete quel formatore, sapete che dovreste essere un po' più flessibili, un po' più pazienti sulla data, nel senso che non è detto che sia disponibile domani, ma potete chiederlo. Quindi scriveteci anche in quel caso a formazione@campusstore.it e ci mettiamo d'accordo assolutamente. Vedete la nostra squadra sempre in home page. Quando entrate in campusstoreaccademy.it c'è anche i nostri formatori in alto. Quindi è una pagina in continua evoluzione, lì dentro li vedete i nomi, di cosa si occupano, una piccola bio. E insomma, se vi interessa particolarmente lavorare con una persona che magari pensate sia nelle corde della vostra scuola, potete farlo. Anna, l'ultima domanda per te, poi lascio tutti andare a fare la minestra. Allora, Linda ci chiede: come facciamo a far capire alle famiglie sistemi come le scale di qualità di cui hai parlato. Io spesso devo affrontare genitori che lavorano, hanno poco tempo, vogliono vedere numeri perché sono semplici da capire e permettono di capire velocemente se devono preoccuparsi o essere orgogliosi. Come posso pensare di far capire un approccio così diverso? Allora, anche questa è una bella domanda. Porta a un settore diverso, che è quello che noi in parte dobbiamo, nel momento in cui vogliamo cambiare o iniziare a cambiare delle modalità di insegnamento e quindi anche di valutazione, dobbiamo coinvolgere i genitori, dobbiamo essere trasparenti anche con loro, dobbiamo trovare le modalità, corrette per poterglielo comunicare. Qui ti posso citare la mia esperienza perché altre esperienze non le ho, anche se dopo questa domanda proverò a raccogliere anche altri trucchi. Quando io ho pensato di introdurre, per esempio, le rubriche valutative, ne ho parlato prima con i bambini, ero alla scuola primaria in quel momento, e poi ho chiesto, così come su altri cambiamenti che ho proposto, ho condiviso con i genitori questa necessità tramite il rappresentante di classe di trovare un momento con loro per potergli spiegare e provare concretamente e quindi far capire, non solo spiegare, nel senso adesso valuteremo in questo modo, eccetera, eccetera, ma proprio fargli provare sulla loro pelle, quindi con una rubrica di altro tipo
che andava ad indagare la qualità del servizio del ristorante, in modo da fargli capire la validità di una rubrica e quanto loro stessi, per esempio, nella scelta di un ristorante si basano su delle rubriche valutative compilate da altri, gli utenti precedenti di quel ristorante. E abbiamo concordato con il rappresentante che ha sentito un po' tutti i genitori, un momento, anzi due momenti dopo cena. E io sono andata dopo cena. Io e il mio team, voglio dire, siamo andati a incontrare i genitori un paio di dopo cena per un'oretta e mezza per vedere con loro e provare sul campo queste cose. Dopodiché non Grazie mille. c'è stato più nessun problema, voglio dire, perché ci sono anche lì delle modalità evidenti per far vedere la funzionalità e l'efficacia delle cose che una volta che le hanno sperimentate, poi vedono i loro figli, d'accordo, che a casa si tirano fuori la rubrica, si tirano fuori il Kanban, guardano, fanno, si spostano i bigliettini, non hanno più dubbi. Grazie, penso ci fosse bisogno di questa rassicurazione. Grazie ancora, Anna, davvero sei stata pazientissima, è sempre bello vedere le finestre che ci apri. Vorrei una scuola un po' più a misura di quello che racconti, cioè vorrei averla avuta, diciamo. Quindi grazie di cuore, grazie soprattutto a tutti voi che ci seguite. Se non vi abbiamo risposto a qualcosa, mi raccomando, se, noi appunto, come vi dicevo, le ripeschiamo le domande e abbiamo i vostri contatti, quindi in caso vi rispondiamo in privato. Se però non avete scritto o non ricevete risposta in tempi brevi, scriveteci a formazione@campusstore.it e vi risponderemo. Grazie davvero a tutti, buona serata e spero vi sia piaciuto quanto è piaciuto a me questo incontro. Ciao. Ciao Anna. Grazie, arrivederci a tutti.